Il cinema va fatto per essere condiviso, come avete ricordato più volte, è un'esperienza collettiva, ma farlo, ma anche poi dopo viverlo. E lo spazio migliore, come sappiamo, è quello della sala. L'idea che ci sia una giuria di giovani, come ho sentito dire a moltissimi premiati, è un valore aggiunto, perché siete coloro che poi dovranno continuare a far vivere in tutte le forme, speriamo sempre anche in sala, il cinema e soprattutto dare suggerimenti anche ai registi che vincono, perché verranno sempre bene. Siete il futuro del cinema, il cinema non ha futuro se non ci sarà un pubblico capace di sostenerlo, amarlo, sostenerlo, frequentarlo e come ha detto Ciculto, frequentarlo anche in sala, che è il luogo migliore, luogo deputato per vedere i film. Il Leoncino d'Oro e la giuria del Leoncino d'Oro nascono dal lavoro durante l'anno di votazione del Dame Giovani, quindi vengono selezionati i 13 fortunati fra i ragazzi che hanno inviato la recensione, la videorecensione, qualsiasi forma di contributo per la votazione del Dame Giovani. Per un'opera innovativa e coraggiosa che racchiude in una grande avventura, fra sogno e realtà, tutto l'amore per il cinema. Per queste ragioni, il Leoncino d'Oro della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Freaks Out di Gabriele Mani. Che il cinema va fatto per essere condiviso, come avete ricordato più volte, è un'esperienza collettiva, ma farlo, ma anche poi dopo viverlo. E lo spazio migliore, come sappiamo, è quello della sala. Queste due settimane ininterrotte di cinema a Venezia. Prego. Quello sì.